sono costrette a dividersi dei loro affetti, a dividere le loro famiglie per cercare un riparo in qualche modo in altri territori. L'Italia deve fare tanto per offrire la massima disponibilità per l'accoglienza e per l'integrazione. Ce la metteremo tutta, insieme a tutta la comunità nazionale, saremo uniti anche come Movimento 5 Stelle, stiamo creando una rete sociale di solidarietà a tutti i livelli. Tutto il Movimento 5 Stelle, in tutte le sue articolazioni, sarà mobilitato nei prossimi giorni per fornire accoglienza e anche una prospettiva di integrazione a tutte le donne ucraine che fuggono dalla guerra. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente ai vari livelli sono donne che soffrono, donne che sono soffrono per anche soffrono, diciamolo, anche donne russe, le madri russe che hanno dei ragazzi a combattere in Ucraina e forse anche loro in questo momento si stanno chiedendo che significato ha andare a combattere laddove semmai ci sono anche dei parenti, in un territorio che tradizionalmente è un territorio anche amico, non ostile. Quindi siamo vicini a tutte le persone, a tutte le donne che in questo momento soffrono, a tutte le donne che sono costrette a delle scelte, a compiere delle scelte che non vorrebbero, a tutte le donne che vorrebbero un futuro di prosperità, di benessere per se stesse e i loro figli, un futuro di democrazia, che invece in questo momento il conflitto ucraino sta sottraendo loro.